Ciao a tutti amici e bentornati come sempre in Cucina con Raffia la Grande. Ragazzi, come vedete, per adesso state guardando il pollo, no? Infatti oggi andremo a fare una ricetta riguardando il nostro pollo, scoscette, petto di pollo se volete alternare al posto delle coscette defuse. Allora, come prima cosa prendiamo del pollo, quello che ci basta per la famiglia in pratica. A me è parecchio. Quindi è inutile che vi sto dando le dosi, poi regolatevi sulle persone che siete in pratica. Allora, prendiamo il pollo e lo andiamo a infarinare. Ovviamente io al pollo ho tolto la pelle, quindi è pulito. Guardate. Una volta che abbiamo infarinato il nostro pollo, adesso come vedete mi sono spostato sul piano cottura, ho preso una bella padella, bella grande. Adesso ci andiamo a inserire un 40-50 grammi di olio. Una volta inserito l'olio, adesso ci andiamo a inserire leggermente un po' di aglio in polvere. Se lo avete sano, lo potete anche inserire sano. Aspettiamo che l'olio si riscaldi un po' e poi andiamo a inserire il nostro pollo. Allora, una volta che abbiamo riscaldato leggermente l'olio, andiamo a inserire il nostro pollo. Non vi ho detto la ricetta che sto facendo. Questo è un pollo al profumo di limone, raga, buonissimo. Provare per credere. Una volta inserito il pollo e una volta imbiondito da sotto, ovviamente lo andiamo a girare. Giriamo tutte le nostre coscette così. Una volta che abbiamo girato tutti i nostri pollini, andiamo a inserire un po' di sale a piacere, ovviamente. Poi andiamo a inserire un po' di pepe, ovviamente sempre a piacere. Adesso andiamo a inserire 60 g di spremuta di limone. Poi andiamo a inserire 100 g di acqua. Adesso mettiamo il fuoco coperchio, aspettiamo una ventina di minuti. Allora, mi raccomando, ogni tanto girate, intanto intanto. Fate una giratina a destra, una giratina a sinistra. E poi rimettete di nuovo il suo coperchio. Bene ragazzi, ci stiamo avvicinando quasi a fine cottura. Adesso che cosa dobbiamo fare per finire? Dobbiamo prendere un cucchiaino di miele perché andremo a fare il nostro pollo al profumo di limone in agrodolce. Andiamo a prendere un cucchiaino di miele e lo andiamo a spargere per tutto il pollo. Poi ci diamo una giratina per amalgamare il tutto. Una volta che abbiamo amalgamato per bene, ci diamo una grattugiata di limone sopra, raga, è giù che è fatto. Ebbene ragazzi, siamo arrivati al momento dell'impiattamento. Guardate un po' che bontà, il pollo al profumo di limone. Che vi devo dire, ragazzi, si sente un profumo. Guardate un po' che delizia, raga. Beh, spero tanto che anche questo piatto vi sia piaciuto. Mi raccomando, se sì, mi raccomando, spolliciamo alla grande, se no, rispolliciamo alla grande, scherzo. Come sempre, mi raccomando, iscrivetevi sul mio canale e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!